Novità per quanto concerne la pulizia dell'aeroporto d'Abruzzo, lavori che non erano stati, Presidente, mai effettuati. Devo dire che negli ultimi 20 anni non era stata mai fatta una pulizia straordinaria di tutte le aree aeroportuali esterne, parcheggi, rent car e discariche abusive. Dopo il 21 luglio c'erano milioni di pezzi di vetro qui, anche pericoli per l'incolumità, e grazie ad Ambiente S.p.A., al dottor Del Bianco e al sindaco di Pescara Carlo Masci, insieme in due notti hanno fatto un'operazione eccezionale. Non ci sono più discariche, non ci sono più milioni di pezzi di vetro, non ci sono più bottiglie, ci sono contenitori nuovi. Sembra davvero un aeroporto del nord Europa, tra i più puliti e più carini che si possono vedere in giro. Io li ringrazio pubblicamente perché hanno fatto una cosa straordinaria, e anzi, come vi dirà il dottor Del Bianco, non finisce qui. Ci sono anche novità per quanto riguarda la vigilanza? Sì, nel senso che noi pensiamo con il master plan di mettere completamente sotto videosorveglianza tutte le aree aeroportuali, esterne e interne, e rendere quindi questa un'area non solo sicura dal punto di vista della sicurezza tradizionale, che è nota, ma anche, come posso dire, ecosostenibile veramente dalla mattina alla sera, perché saranno fatti interventi repressivi su chiunque oserà continuare a fare qui discarica abusiva, buttare plastica per terra o fare altre azioni che non sono consentite dalla legge. Ambiente S.p.A. ha lavorato alacremente per riportare l'aeroporto d'Abruzzo in condizioni sicuramente idonee. Sì, abbiamo utilizzato diverse squadre per lo spazzamento e per la rimozione delle discariche abusive. E abbiamo operato sia la mattina che la notte, e pensiamo di prolungare questa collaborazione e di assicurare interventi periodici per mantenere il livello di pulizia ad alti livelli. Pulizia straordinaria all'aeroporto d'Abruzzo grazie a questa sinergia con Ambiente S.p.A. Ma sì, io l'ho detto sempre, anche in campagna elettorale, che non sarei stato il sindaco che si interessava soltanto del palazzo di città, ma che si interessava di tutto ciò che succedeva a Pescara. L'aeroporto è un elemento essenziale per l'immagine della città e di tutto l'Abruzzo, e quindi deve essere pulito al massimo. E io ho chiesto a Ambiente S.p.A., all'ingegner Del Bianco, di curare in maniera particolare l'aeroporto, e insieme al Presidente abbiamo convenuto un intervento straordinario che è stato fatto e sarà fatto anche in futuro. Oggi l'aeroporto è sicuramente molto più pulito che in passato, e quindi è un bel biglietto da visita per l'Abruzzo.